Se uno si prende un ruolo, deve avere anche il coraggio di prendersi delle responsabilità. Se no, con tutto rispetto, devono fare un altro mestiere. Prima di tutto, se vogliamo metterci in contatto con la federazione, io sfido a chiunque di telefonare, di mettersi vicino a un telefono. Io ho messo il mio collaboratore allo studio. Telefona e prova a prendere la linea con la federazione. Ci sono due detto segretari che rispondono al telefono. Il telefono non risponde mai nessuno. Il signor Vecchione mi deve spiegare come mai si sbaglia in un comunicato tre volte. Tutti possiamo sbagliare. Nessuno non sbaglia, ma sbaglia la prima volta, la seconda volta, ma se sbaglia la terza volta, tu lo prendi con un calcio nel sedere e dici vai avanti, vai a vedere dove devi stare. Poi dopo di questo, domenica scorsa, mi arriva la comunicazione, come si chiama, dell'esecuzione coattiva. È un dovere pagare, è giusto che bisogna pagare. Però penso che abbiamo il diritto, cioè il dovere da parte della federazione spiegare come mai io da 3.900 euro devo pagare 5.500 euro. Non abbiamo disputato la partita domenica, non l'ho voluta disputare apposta. Avevo l'assegno in mano, non era una questione di soldi, di pagare. Io ho sempre pagato tutto e ho pagato più del dovuto. Però da adesso in poi mi devono spiegare, caro Presidente, come mai ogni anno abbiamo pagato tutti questi soldi e come mai in alcune voci c'era addirittura la voce raccomandata fax 1.000 euro. Cioè, ma quale fax è raccomandato per spendere 1.000 euro? Significa dire, cioè, ma veramente, devo nemmeno presso lo studio di, non so di che cosa, si spendono 1.000 euro di raccomandate e fax.